Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale Zoo Players. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con Little Hope. Dunque siamo all'interno di questa casa in rovina, che a quanto pare è bruciata in un rogo. E se tanto mi dà tanto, raga, questa è la casa della famiglia Clark. Mi sembra si chiamino i Clark. Comunque, di inizio avventura. Che significa questa premonizione, raga? Cosa c'entra con noi? Non lo so. Ok, esaminiamo la finestra. C'è l'antalena di Taylor, questa qua, giusto? Dovrebbe. Non c'è nient'altro, va bene. Un momento. Aia, merda. Non mollano, raga. Non mollano. Vediamo un attimo. No, non c'è. Se n'è andata, per il momento. Ok, dunque, questa è la casa dove tutto ebbe inizio. Eccola qua. Megan barra Mary. Barra figlia del diavolo. È andata su. Ok. Momento, esamina. James e Ann, 4 novembre 1948. Segreto trovato. Guardate un po' qui. Sul serio? Eravamo sposati? D'accordo, questo ci conferma che questa è la casa di quella sfortunata famiglia. Perfetto. Un libro. La guida moderna al lavoro di genitori. Ok. Va bene, abbiamo un po' da leggere. Il litigio di quella sera, di quella famosa sera. Chi ha avuto un rapporto difficile con i genitori tende a peccare dell'eccesso opposto quando ha dei figli. Nel desiderio di suscitare sentimenti di affetto in questi ultimi, finisce per volerne diventare amico. Ad accettare le teorie che vogliono l'amore come unica soluzione ai conflitti. Finisce quindi per credere che, quando un figlio si comporta male, non sia lecito arrabbiarsi o punirlo, ma sia più corretto indulgere in dimostrazioni d'amore sempre più eccessive. Viziare un figlio può avere gravi conseguenze, i bambini diventano intrattabili e iniziano a pretendere troppo. I genitori sopprimono la rabbia giustificata, accumulando frustrazione che prima o poi esplode, suscitando paura e stupore nei figli. I genitori allora si sentono in colpa, ma non sanno come reagire, alimentando un nuovo ciclo di disobbedienza. Il problema sta tutto nel tentativo dei genitori di mostrarsi pazienti quando la pazienza si è esaurita e il bambino va educato. Servono decisioni e mano ferma, non dubbi ed esitazioni. Se nessuno correggerà il suo comportamento, il bambino passerà a malefatte sempre peggiori, fino a scatenare nei genitori una reazione eccessiva quando la misura sarà colma. Uno scoppio di ira può ripristinare la pace per un breve periodo, ma nasconde delle insidie. I genitori che si sentono in colpa per aver perso la calma non danno tempo ai figli di sopportare la punizione. Al contrario, finiscono per addolcire il castigo. La disciplina richiede costanza. Entrambi i genitori devono restare saldi al cospetto di una condotta ribelle e perseverare nella punizione. Se uno dei due genitori dovesse cedere, per pigrizia o senso di colpa, un figlio insolente saprebbe approfittarne. Stabilire dei limiti. I genitori devono stabilire dei limiti e i figli preferiscono genitori severi, purché giusti. Li aiuti a rapportarsi con il prossimo. Senza questo insegnamento, un giovane può credere che il mondo si conformerà sempre a ogni suo capriccio. Questi figli viziati scoprono con sommo sgomento che la realtà è diversa e si adattano con difficoltà agli ambienti che non li trattano con l'indulgenza prevista. Rischiano così di diventare impopolari o di soffrire nei tentativi di socializzazione. Ok, una piccola guida per i genitori che hanno delle difficoltà coi propri figli. D'accordo. Di qua abbiamo visto tutto, dobbiamo salire su. Megan è andata su, quindi facciamo il giro di qua.
Ok, esamina. Ah no, questa l'abbiamo vista prima. Che cazzo dico, raga? Era la premonizione. Che non capisco che premonizione sia quella lì. Era tipo un'esploratrice. Boh. Un attimo, abbiamo qualcosa qua. Esamina. Non mi considerano. Non gli importa di me. Ok, ragazzi, quello secondo me sulla sinistra è il reverendo. Assolutamente. È lui. Sì. Secondo me ci abbiamo visto giusto col discorso del reverendo, raga. C'è qualcos'altro qua sicuro. Vediamo un attimo. Dai, esci. Ok. D'accordo. C'è quell'altra bestia. Ah, questa abbiamo visto. Cazzo è sta voce, raga. Allora, abbiamo dell'altro. No, gira di qua. Ok. Una chiave, raga. Merda. Che cazzo è? Perché è crollato tutto? Segreto trovato. Va bene. Ma la chiave non la possiamo prendere? No, non mi fa far nient'altro. C'è un'altra piccola cosa da esaminare, ragazzi, di là. Però un attimo, voglio dare un'occhiata fuori. Vediamo che succede. Ok. Ed è arrivato il terzo. Quello infilzato dalla recensione. Il nostro Daniel. Di qua. Ok, abbiamo una lettura. Lettera del reverendo Carson, settembre del 71. Abbiamo sempre a che fare con questi reverendo Carson, praticamente. Questa casta. Reverendo Leonard Carson, chiesa di St. David, 9 settembre 1971. Cara Han, grazie per avermi scritto di Meghan. Comprendo le tue preoccupazioni e ti assicuro che l'atteggiamento ribelle di tua figlia non è inconsueto. Ho aiutato altri genitori con problemi simili e sarei lieto di fare da guida morale anche a Meghan. In Ebrei 12:11 si legge che ogni castigo sembra causa di tristezza e mai di gioia, ma poi produce un frutto di pace e giustizia. Vediamoci dopo la messa di domenica per organizzare delle lezioni private, reverendo Carson. Che sia partito anche con Meghan tutto da qui, col frequentare questo reverendo, questo Carson. Molto probabile, raga. Un attimo, c'è qualcosa là. Ah no, abbiamo semplicemente fatto il giro, mi sa, raga. Giusto? Sì, mi sa di sì. Mi sembra. Comunque andiamo su. Seguiamo Meghan. Che è stato? La bambina deve essere di sopra. Dobbiamo trovarla. Ok, con calma. Facciamo attenzione anche perché fuori ci sono ancora quelle bestie, ragazzi, che ci danno la caccia. È qui dentro. Ho sentito piangere, raga. Aspetta. Possibile. Cosa abbiamo? Ehi, piedona. Vedi di non rompermi il disco, capito? Andrew è un tranello. Come un tranello? È semplicemente... Porca di quella puttana, maledetta stronza. Fanculo, non me l'aspettavo a sto giro. Sto per confessare tutto al giudice. No, aspetta. Mi proteggerete. Dovete. Aspetta, non può essere. Assicuro tutti i presenti che la nostra città sarà libera dal giogo del diavolo. Forte dell'aiuto di Dio, Little Hope prevarrà. È la mia parola. La corte è stata celermente riunita per un motivo. Se vogliamo liberarci per sempre del male che infesta Little Hope, dobbiamo agire subito.
Io accuso te, Mary, di stregoneria. A voi, reverendo. Le prove emerse durante la mia indagine sono incontrovertibili. Questa è proprio una merda, raga. Mary usa la sua bambola come famiglio per servire il demonio. Siamo stati ingannati da una bambina e dalla sua innocenza. Questa bambola ha causato l'ingiusta accusa di Tabitha. Ma è sempre appartenuta a Mary, e Mary soltanto. Ha assistito all'esecuzione della sorella senza proferire parola. Questo non è vero! Bugiardo! Ora questa peccatrice, questa figlia di Satana, osa scaricare su di me, un servo di Dio, i suoi crimini. È una follia. Sono tutti impazziti. Non intendevo arrecare danno alla città o agli abitanti. Potete aiutarmi? Che posso fare? Potessi intervenire per fermarli, lo farei, ma... Persino nella sua ora più buia, questa degenere continua a invocare l'ausilio del diavolo. Ok. Chiedo il permesso alla corte. Ti prego di farmi da guida. Ti chiedo consiglio. Ok, allora ragazzi, io vado avanti con la mia teoria. Agitazione, c'è qualcosa di oscuro in questa città. Furia. Carver è malvagio. Vai così. Dobbiamo fermarli. La vera follia si nasconde in questa corte. Carver, è lui il colpevole. Sì. Siamo stati sviati dal male. La verità è stata occultata, ma non da Mary. È il reverendo Carver, colui che ci ha spinto a credere nel demonio. Taci. È tutta opera sua. Non ci ingannerai più. Ormai le tue intenzioni sono evidenti. Io epurerò questa città da qualsiasi male. Quello che dice è giusto. È Carver il colpevole qui. Cosa devo fare perché a Little Hope torni la luce? Ho timore del reverendo e della sua reazione. Allora, insistenza, devi fermare Carver, impazienza, distruggiamo la bambola. Secondo me, ragazzi, io vado anche un po' al disegno che ho trovato nella casa. Fermiamo Carver. Devi fermare Carver. È colpa sua, non capisci? Vuole condannare Mary per salvarsi la pelle. Sì, anche perché Mary voleva confessare qualcosa. Cosa bisogna fare? Che cosa, fratello? Ansia, sale l'ansia. Fermi. Che senso ha tale indignazione? Infatti, raga. Ciò che ho appena udito mi disgusta nel profondo. Dovrete rispondere di accuse estremamente gravi. Ottimo. Cos'è combinato? Eccolo lì, ragazzi. Lo sapevo. Come può un servo di Dio comportarsi in cotal guisa? Mary, le tue pene sono finite. Ok. Sei libera di andare. Era una marionetta, raga. Storti! Ingannati da una bambina! Non scorgete la sua natura! La verità vi fissa dai recessi dell'inferno, eppure non vedete! La figlia del diavolo ha ingannato voi! Non me! Io lo so! Io lo so! Meretrice di Satana! Pagherai per i tuoi crimini! Sono stato tra i primi a cedere alle tue malie, ma ora tutta Little Hope è tua succube. Non so sdebitarmi. Senza di te sarei morta. Mi hai salvata. Ti ricorderò in eterno. Io comunque penso che sia giusto, ragazzi. Però un piccolo dubbio su questa Mary / Megan. Ce l'ho ancora. Qualcosa c'entra, è strana anche la bambina, ma sono sicuro che il reverendo c'entra pesantemente. Anche perché adesso abbiamo sentito che lei voleva confessare qualcosa al giudice e di controparte il reverendo ha accusato Mary. Vediamo un attimo. Hai fatto un gran numero. Hai fregato il prete e salvato la bambina. Bel lavoro. Sarà servito? Andiamo. Dove? Sono ancora fuori quei tre maledetti. Cosa è successo? Hai visto la bimba, Mary? È finita. Siamo liberi. Ed è tutto merito di Andrew. Così semplice, raga? Non lo so. Ok. Che cazzo succede?
No, 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 no. Non dimmi che ci sono rimasti sotto le macerie, cazzo. Porca puttana. Ok, ragazzi, siamo di nuovo divisi. Aia. Scappa, John. No. Ah, cazzo. Gli ha rotto il braccio, raga. Ma che succede? Porca. No. Non mi fa far niente. Aggressività, irritazione, terrore, tutto chiuso, cinismo. Cazzo. Come mai, ragazzi? No, allora ho sbagliato, non era il reverendo. Porca troia. Vabbè. Aggressività, titubanza, inganno. Ecco qua. Sbam, è andata anche Taylor. Quindi, porca troia, ragazzi, ne abbiamo persi due così. Ma non ci credo. Non è possibile. Abbiamo sbagliato allora, raga. Non era il discorso del reverendo. Ci ha fregato Mary. Maledetta stronza. Quindi dovevamo puntare su Mary noi, raga. Porca troia. Ehi! Mi dispiace. So che non è colpa tua. Ci abbiamo provato. È stata dura per entrambi in questi ultimi anni. Cazzo, allora eravamo noi. A un chilometro da qui c'è un locale, hanno un telefono. Chiama i soccorsi e vattene da qui. E non tornare più. Qui non c'è niente per te. Ah, ok, quindi noi siamo esattamente il ragazzo che si era salvato dall'incendio, mi sembra strano. Poteva dircelo anche prima di sto cazzo di telefono, sto merda di Vince. Mi spiace per quello che è successo stanotte. È saltato l'audio, boh, vabbè. Mi affliggerà sempre. Non sei qui da solo. Non essere severo. Abbiamo vissuto un incubo. Questo lo sai, vero? Finalmente ce ne andiamo via. Un attimo, ragazzi, che cazzo sta succedendo? L'autista. Vorrei ci fossimo tutti. Anthony. Ok, adesso mi torna. Quindi Anthony è il ragazzo che si era ributtato nelle fiamme, che però alla fine è stato salvato, ma accusato dell'incendio. Stiamo deviando il traffico a Little Hope. Tutto ok? All'aria di uno un po' confuso. Sì, sto bene. Voglio soltanto portarli a destinazione. Ma non c'è nessuno, quindi è tutto frutto della nostra immaginazione. Ok. Dubito che un lieve ritardo possa causare disagi. Perché effettivamente non c'era nessuno. Abbiamo preso una bella botta. Ok. Ma la smettete di parlare! Non è così che troveremo aiuto, e neanche una via d'uscita.
Ela, come va? Mi scusi, stiamo cercando il nostro autista. Come? L'ha visto? Sì, divertente. Alla fine il fuori di testa non era Vince, ragazzi, anzi. Perché non ti bevi un bicchiere? Meglio di no, grazie. Devo restare lucido. È mica tanto, fratello. Non mi sembra il caso di bere ora. Non è il momento migliore. Ho solo questo ormai. Cioè, abbiamo girovagato così, parlando col nulla, per tutto sto tempo, praticamente, raga. È rimasto parecchio sconvolto il tipo, da quello che è avvenuto in passato. Muoviti! Raga, meno male che non ho sparato qua, avremmo ucciso Vince. Cosa diavolo succede lì dentro? Devi scappare subito! Me ne andrò quando mi guarderai in faccia. Ora fammi entrare! Hey! Dubito si renda conto in che casino siamo. Ah no, mi sa che è il contrario, zio. Ok, abbiamo fatto luce su tutto. Colpo di scena, ragazzi. Non me la sarei mai aspettata una cosa del genere. Un finale così. Parecchio schizofrenico, il nostro Anthony. / Andrew. Beh, non male, non male. Alla fine tutto quello che abbiamo fatto era tutto nella nostra testa. La bambina, il demoni, cioè, il reverendo. E questo, così pare, è quanto. Per ora almeno. Si può sempre provare di nuovo, sperando di giungere a un esito diverso. È questo il problema con i demoni. Se non puoi metterli a tacere, seguitano a tormentarti. Niente male, direi. Alcuni hanno trovato riscatto e altri no. Ogni scelta conta. E infine, l'abbiamo trovato, l'autista. Esattamente. Finalmente ora può lasciarsi il passato alle spalle. Speriamo. Se no male, cazzo. Ok, ci saluta il curatore. Alla prossima. Alla prossima sicuramente. Magari nel sud del Pacifico, o nel deserto arabo, oppure in un altro luogo. Ma ci rivedremo ancora. Almeno un'altra volta. Non vedo l'ora, curatore. Non vedo l'ora, assolutamente. Ok, raga, siamo arrivati in fondo, vediamo se c'è qualcos'altro. Però mi ha spiazzato il finale, parecchio. Ok, siamo arrivati in fondo. Saltiamo i titoli di coda? Niente, aspetto naturalmente, come al solito ragazzi, che terminino i titoli di coda e se c'è qualcosa di interessante, naturalmente ce lo gustiamo. Se no, chiudiamo con delle piccole considerazioni riguardanti il titolo. You believe in God? Ok. Questo è nuovo, ragazzi? We'll start believing. We are under attack by... I don't know what. You wouldn't believe me even if I tried. Hell, I don't believe it and I was there. In Sumerian myth, they say the souls of the dead went deep underground to the House of Ashes, where they lived on dust, plagued by the demons of the underworld. Ok. Non vedo l'ora di giocare questo proseguo. Nel 2021. Perfetto, quindi mitologia sumera. Tanta roba, raga. Naturalmente non serve dirlo, ragazzi, sicuramente porterò
la serie futura del terzo capitolo di The Dark Pictures Anthology. D'accordo ragazzi, quindi un finale a sorpresa, inaspettato, non l'avrei mai detto che in realtà il nostro Andrew era Anthony, l'unico sopravvissuto della famiglia Clark nell'incendio di inizio avventura, nonché naturalmente il nostro autista. Abbiamo visto che dopo l'incidente ha preso una botta in testa sicuramente, ha iniziato ad avere queste allucinazioni visive nonché anche uditive, è iniziato a girovagare per Little Hope in totale sicurezza, anche perché fondamentalmente raga non era inseguito da nessun demone e da nessuna creatura. L'unica persona sana di mente alla fine era Vince, unico abitante rimasto a Little Hope. Una cosa positiva secondo me che ho fatto assolutamente è quella di non aver sparato quando c'era Vince, perché sono sicuro ragazzi che l'avremmo ucciso, e sicuramente facendo un attimo mente locale c'era una premonizione in cui qualcuno veniva arrestato, quindi probabilmente uccidendo Vince alla fine di tutto saremmo stati arrestati e accusati naturalmente per omicidio. L'aver sparato ad Angela ragazzi secondo me non essere riuscita ad arrivare con tutti i personaggi in fondo, nonostante alla fine dei fatti erano semplicemente delle allucinazioni, però secondo me arrivare in fondo con tutti i personaggi vivi probabilmente avremmo visionato un altro tipo di finale. Questa è più o meno un'idea che mi sono fatto, magari un finale più piacevole, non lo so, un po' più bello. Diciamo che secondo me questo è il finale al centro. Poi c'è sicuramente l'arresto di Anthony per probabilmente, suppongo io ragazzi, l'uccisione di Vince, e poi come i vari capitoli precedenti ci sarà qualche finale segreto da riuscire a sbloccare. Devo dire che questo secondo capitolo ragazzi lo piazzo parecchio al di sopra del primo capitolo che ho giocato ma non ho portato sul canale, quindi Little Hope vince sul primo capitolo per quel che mi riguarda, per un mio gusto personale, in quanto ha una trama migliore e un'ambientazione molto più coinvolgente. D'accordo ragazzi, direi che per questa serie horror è tutto, abbiamo portato a termine Little Hope. Io come al solito ringrazio tutti quelli che hanno supportato la serie e tutti quanti voi naturalmente che ogni giorno supportate il canale, e come al solito ragazzi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like o condividete, e ci becchiamo al prossimo video. Grazie a tutti e alla prossima, ciao!